tutti, buonasera e benvenuti a TV6 e a Pronti Partenza Via, trasmissione della WISP Abruzzo Molise nata da un'idea del suo presidente Alberto Carulli. Oggi vogliamo parlare di ripresa delle attività sportive dopo il complicatissimo periodo del Covid e vogliamo parlare soprattutto di ripresa delle società sportive, dell'attività delle società sportive. E per questo abbiamo invitato in studio Gabriele Pasqualone, benvenuto Buonasera, Gabriele, buonasera. presidente degli amatori podisti pennesi. E per quanto riguarda poi invece la parte pubblica e amministrativa, che è sempre indispensabile e necessaria per qualunque attività sportiva, abbiamo il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici del comune di Penne, l'ingegner Vincenzo Ferrante. Benvenuto. Buonasera a tutti, grazie, dell'invito. Grazie a lei per aver accettato l'invito, speriamo di sentirci bene. Allora, cominciamo col chiedere a Gabriele. Abbiamo attraversato un periodo abbastanza complicato, però ora è da un po' di tempo che si sono riaperte, diciamo, le porte per fare delle attività. Però tu sei il presidente di una società, quindi come presidente, che cosa hai pensato di fare o che cosa avete pensato di fare per ricominciare a fare allenamenti o comunque a riprogrammare queste gare? Allora, innanzitutto noi aspettiamo che purtroppo il governo, la regione, comincia ad emanare degli decreti per ricominciare un'attività all'aperto. Già abbiamo ricominciato, però non con molte persone, ma individuale, non di squadre. Noi ci aspettiamo, fino adesso abbiamo riunito come associazione, anche perché qui bisogna riprogrammare tutto, cercare di ricominciare per studiare un'alternativa a quella che potrà essere la pandemia, per mettere tutti in sicurezza soprattutto e non creare problemi. Noi, non solo Penne credo, ma tutte le aree interne, secondo me questa pandemia ha creato molti, molti problemi, sia a livello economico, sociale, culturale e soprattutto anche di turismo, perché io credo che l'attività sportiva sia un'aggregazione molto, ma molto importante per tutto. Perché fa anche economia, le persone circolano, le persone vanno al ristorante, vanno al bar, il turismo, vanno a visitare le città. Noi Penne abbiamo una città bellissima, abbiamo un centro sportivo molto, anche se manca qualcosa, bisogna fare ancora dei lavori, ma abbiamo un bellissimo centro sportivo. Abbiamo una città come Penne, una città molto storica, le bellezze storiche di Penne sono, secondo me, io sono dell'avviso che pochissimi paesi in Italia hanno quel che ha Penne a livello storico. Purtroppo adesso siamo bloccati, dobbiamo cercare di creare qualcosa. Una delle alternative per ricominciare subito sarebbe un cronometro, che sarebbe E ne bellissima per te, parliamo fra un po'. bellissimo per Penne, così cerchiamo di ricominciare. Ripartire le Sicuramente. aree interne è molto, ma molto importante per Certo. tutti i cittadini, i residenti, chi deve uscire, tutti. A proposito delle bellezze di Penne, a proposito degli impianti sportivi, voglio chiedere al vice sindaco con il quale chiacchieravamo qualche giorno fa, il quale mi dice: ma lei non sa che c'è una cittadella dello sport a Penne che è la più grande d'Italia? Sbaglio o mi ha detto proprio così? Ma no, no, lei non sbaglia perché ci siamo sentiti da poco tempo e quindi devo dire che proprio così io le ho detto, ma questa si è sempre chiamata la cittadella dello sport per la nostra città di Penne, un impianto diciamo all'avanguardia in Italia perché è completa diciamo nelle sue peculiarità, dalla piscina coperta alla scoperta, dalla palestra polivalente all'arrampicata, dal campo di calcio con tribuna alla pista di atletica, dal tennis al basket alla pista ciclabile e non per dimenticare anche la parte riguardante anche un piccolo ristoro che può servire anche per coloro che vanno sotto la piscina, per coloro che vanno a fare attività sportiva. Ma diciamo che questo è un centro importantissimo. Oltre a un altro campo che abbiamo a poco a distanza da questa aggregazione, che è circa 10 ettari di terreno. E adesso siamo in piena fase di ristrutturazione di questi impianti, perché abbiamo circa 1.300.000
e 300.000 euro di finanziamento in gara, in corso di realizzazione, finiture sia per il campo di Orsicelli, che vede anche una, diciamo una ristrutturazione radicale nelle tribune, negli spogliatoi, negli altri servizi, ma soprattutto l'inerbimento del campo sportivo col sintetico, che è una cosa importante che può essere utilizzata in un qualunque momento. Mentre nell'altra zona della zona sportiva, diciamo che abbiamo in corso un altro appalto per una serie di manutenzioni, di messe in sicurezza anche lì degli edifici, di ristrutturare anche qualche edificio che abbiamo utilizzato durante il periodo del sisma e della disgrazia di Rigopiano. Quindi diciamo che stiamo rimettendo anche in piena efficienza questi impianti, di cui i cittadini non sono pennesi, ma della Vallata Vestina ne possono andare orgogliosi per poterli utilizzare come meglio credo. Senta, Vice Sindaco, ma in base a quello che lei ci sta praticamente dicendo, ad oggi questa cittadella dello sport è utilizzabile o è parzialmente utilizzabile? Visto che ci sono tanti progetti, tanti lavori di ristrutturazione, manutenzione. Ma le attività, diciamo, possono essere svolte regolarmente, perché per lotti stiamo facendo queste manutenzioni. Quindi diciamo che lo sport non è fermo sulla nostra città, se non per il Covid con le misure di sicurezza. Diciamo che stiamo lavorando bene su questi impianti, perché non sono impianti obsoleti, sono impianti che hanno 10 anni, 15 anni, diciamo, sono stati fatti anche bene, diciamo, ecco. Quindi diciamo che è una cosa che i cittadini, gli sportivi possono utilizzare bene. Certamente adesso che dovremo in estate finire alcune cose nel campo principale, dove dobbiamo fare questo inerbimento, qualche settimana sarà fermo, non può essere utilizzato. Va bene, aspetteremo allora. Allora Gabriele, Penne è famosa soprattutto per una manifestazione ricorrente che quest'anno sarebbe giunta, anzi è giunta, perché poi ci spiegherai perché non sarebbe mai giunta, la sua 34esima edizione, ed è la notturna pennese. Che cosa succede quest'anno per questa notturna? Noi siamo un'associazione, siamo pronti a qualsiasi alternativa, purché di ricominciare e cercare di portare più persone possibile a Penne, per fare, oltre a visitare a Penne, ma a dare linfa vitale per la nostra città, perché io credo che tutti i paesi, centro all'interno, su questa pandemia stanno soffrendo tantissimo, stanno soffrendo veramente tutte le attività, le famiglie, purtroppo lì chi ha sofferto maggiormente secondo me è le aree interne. Noi siamo pronti a ripartire con le manifestazioni, e l'alternativa per ripartire subito sarebbe una cronometro con la partenza. Per sostituire la notturna? No, solo per quest'anno, per cercare, lo potremmo fare anche in notturna, così le persone cominciano a venire a Penne e visitare Penne anche in notturna, che è bellissima Penne come città a livello architettonico, storica, eccezionale, città eccezionale, che molti non sanno. Io credo che in passato Penne è stato pochissimo valorizzato, senza prendere in considerazione le parti politiche o meno. Penne è una grandissima città che ha molto da dire e che purtroppo non è stata sfruttata. E alcune persone che vengono a visitare Penne, una delle occasioni, anche la nostra manifestazione, anche potrebbe essere Verdi Santo a Penne, che è una cosa eccezionale, quando vengono persone da fuori, turisti, stranieri, vedono Penne, rimangono proprio sbalorditi per queste cose. Un attimo, perché vedo che tra te e il vice sindaco continuate a parlare, mi parlate sempre di queste bellezze straordinarie, monumentali. Tra parentesi, ho appena scoperto che a Penne ci sono 5 musei, ben 5 musei, vero vice sindaco? Sì, certamente. E mi parlate di queste bellezze, no? Come se noi giustamente non sappiamo che c'è Penne, oppure lo sappiamo ma non arriviamo a Penne. Ma nell'area Vestina invece pare che sia un punto di riferimento importantissimo, vero vice sindaco? Ma così come abbiamo parlato della cittadella dello sport, non dobbiamo parlare di alcuni musei, noi dobbiamo parlare che su Penne esiste un polo museale che è importante, è un'attrattività a livello turistico che è eccezionale.
cominciamo a guardare alcune realtà locali, territoriali, le città più antiche dell'area Vistina, sicuramente Penne. Chi è che avanza come ipotesi un polo museale di 5 musei che sono bellissimi, fatti bene, realizzati a dovere, eccetera? Vede, adesso le dico però una cosa che non ci siamo detti. Cioè il mio compito, il mio ruolo, diciamo, lanciamo anche questo scoop, il mio ruolo politico, adesso io personalmente mi sento di avanzare nella mia città in questo modo. Cioè io ritengo che la politica di partito, i partiti di per sé, così come sono strutturati, devono fare un passo indietro. Noi dobbiamo mettere su una squadra di gente che lavora essenzialmente ed esclusivamente nell'interesse della nostra città. E allora, solo allora, possiamo valorizzare i musei, gli altri monumenti che ci sono, le chiese fondamentali, il turismo. Adesso, per esempio, noi abbiamo in atto 10 milioni di euro di sviluppo per recuperare il convento di Colle Romano, per recuperare l'ex liceo in piazza Luca da Penne, per recuperare l'ex prefettura. E la somma di questi recuperi, dove stiamo guardando all'interno molto bene come capire poi di utilizzare queste strutture al meglio per il turismo locale pennese, ci si sta lavorando molto. Io mi auguro che si faccia il bene della nostra città, perché lo merita. C'è stato un momento in cui Penne veramente stava uscendo di scena in maniera complessiva. Invece noi dobbiamo fare in modo tale che dobbiamo ridare la centralità a Penne. Io ho saputo in questi giorni che il 29 di questo mese a Loreto a Rudino si terrà un incontro per realizzare la famosa arteria di collegamento tra la nostra città e Pescara, e di tanto se ne parla e se ne è parlato, e di tanto ne abbiamo sofferto. E sono veramente contento di dire che noi dobbiamo lasciare in campo i rischi e dobbiamo lavorare per l'interesse del territorio. Ha ragione Gabriele Pasqualone quando dice che la zona più martoriata, quella interna Vistina, quella di Penne, quella dei piccoli comuni. Io l'ho vissuto sulla mia pelle col Covid in questo periodo, da due mesi a questa parte. Dobbiamo unire tutte le forze per capire come possiamo procedere per ridare alla nostra città il lusso che merita e che ha sempre avuto. Certo, sicuramente in questo periodo Penne... Dimmi. E lo sport deve dare proprio... Lo sport fa un suo turismo e dà un input. Sì, difatti a Penne vorrei sottolineare che ci sono diverse associazioni sportive, diverse in tutti i ruoli. Abbiamo il calcio amatoriale, il ciclismo, pallacanestro, pallavolo, abbiamo diverse società sportive. Siete multidisciplinari sportivamente. Sì, sì, sì. Quindi lì poi il karate, c'è molto karate, si fa a Penne, c'è la palestra, sono palestre private. Quindi lo sport è un ruolo fondamentale per la città di Penne, per portare turismo e per portare il rilancio della nostra città. E secondo me, io invito anche la WISP a organizzare anche campionati italiani a Penne, perché è un'accoglienza per tutti quelli che vengono da fuori, secondo me, che altri, non perché discriminare altri paesi, che Penne potrebbe dare un look diverso per, diciamo, l'accoglienza di questo turismo, io chiamo turismo sportivo, che adesso è molto attivo, che la pandemia si è bloccata, ma io credo che lo sport ha un ruolo importante per l'economia della nostra nazione. E figuriamoci per le aree dell'entroterra che ruolo hanno il turismo sportivo. È una cosa eccezionale. Qui andiamo dalla caccia addirittura, che anche quello è sport, mountain bike, ci sono appena motocross, appena c'è tantissimo sport. Appena si fa praticamente di tutto. Di tutto. Si fa di tutto e c'è di tutto. Sicuramente la proposta che hai fatto, che inviti la WISP a tenere conto del fatto che si possano fare dei campionati italiani, non sarà non presa in considerazione, tenuto conto che ci sono delle infrastrutture, appena ci saranno fatti, finiti gli adeguamenti e le manutenzioni, si potrebbe comunque pensare e ragionare di fare tutto questo. E comunque con il vice sindaco dicevamo, ma lo ha appena ribadito, che forse l'area Vistina ha sofferto e ha patito in tutti questi
questi anni e ancora oggi probabilmente la mancata capacità di dare un'espressione univoca di un politico di riferimento, a prescindere da quelle che fossero poi le, diciamo, i partiti o le bandiere di appartenenza. Vero Vice Sindaco, è fondamentale comunque avere una persona che conosce ed ama un territorio. Ma lei mi tocca un tasto dolente, perché io ho visto che la nostra città nel mio nome ha avuto anni fa una candidatura alla presidenza della provincia di Pescara. Per la prima volta nella storia della nostra città sono stato candidato a presidente della provincia. Il mio sindaco di allora, il nostro sindaco di Penne, mi si è candidato contro. Quindi io penso che queste cose non debbano avvenire nell'interesse della città. E colgo anche l'occasione in questo momento, e sono contento che Gabriele Pasqualone si è riposto al centro dell'attenzione per le attività sportive. Conosco il suo valore e le sue capacità di organizzazione all'interno dello sport, ma qualunque cosa lui prende e si mette in testa di organizzare riesce sempre molto bene. Quindi il suo apporto è fondamentale ed è proprio questo quello che dobbiamo fare, insieme collaborare per ottenere grandi risultati per il nostro Paese. Ed è proprio per questo che siete nostri ospiti tutti e due oggi qui in studio. Senti, Gabriele, diceva che lui è felicissimo perché hai ripreso un po' le redini di questa associazione, perché ti sei preso un annetto sabbatico. Cosa pensavi di fare o cosa desideravi fare? No, io sono abituato anche nel lavoro che faccio come sindacato al di fuori dello sport, cercare di coinvolgere, che è molto importante, nella democrazia e nel rispetto delle persone, cercare di aggregare più persone possibile. Io devo dare un contributo esterno, ma dopo così purtroppo non è stato, perché chi si voleva mettere ha avuto problemi anche di lavoro, perché fare il presidente e quindi bisogna starci, continuare a lavorare in loco, purtroppo c'erano... Chi si voleva fare il presidente aveva purtroppo del lavoro fuori Pescara, si è rilevato che purtroppo l'impegno non riusciva a sanare questa situazione, lavoro fuori dalla città e rimanere in città per organizzare era molto difficile. È rimasto con noi, da una mano, da un contributo. Siamo una squadra, la nostra associazione è una squadra di lavoratori che vuole lavorare per il bene della nostra città. Quindi mi hanno chiamato, però, rimane con noi. È dovuto tornare a fare il presidente, insomma. Sono stato richiesto, purtroppo. Direi un'unanimità, ha detto, anche per non far, cioè, dietro, non abbandonare questa associazione che oramai è nel rispetto anche chi l'ha fondato, per cercare di andare avanti, un rilancio non solo per l'associazione ma per tutta la città, ma lo faremo insieme, non è solo Gabriele Pasqualone. Io credo che si possa fare, come ha detto il vice sindaco Ferrante, noi dobbiamo pensare non al senso di appartenenza, ma dobbiamo pensare per il bene della città, per il bene dei nostri cittadini, per il bene dei giovani e per dare un'immagine forte del nostro territorio, che noi patiamo, come dice il vice sindaco, come succede spesso nelle aree interne, di non avere un riferimento politico di destra o di sinistra che faccia il bene della nostra città. Noi, trasversale, va bene comunque. Trasversale, esatto. Questo sì, dobbiamo pensare per interesse dei nostri cittadini. Della cronometro, chiudiamo il discorso, sì. Cronometro. Allora, la cronometro può essere un modo... Per diciamo quest'anno per sostituire questa notturna e per ricominciare, per dare un segnale di ricomincio, di reinizio. C'è però un problema: ad oggi con le disposizioni e con le prescrizioni che esistono non si possono omologare le gare. La fareste comunque senza omologazione? No, assolutamente no, noi vogliamo stare in regola e rispetto alle norme. Siccome si parla, anche il ministro dello sport ha detto che prossimamente ci sarà delle notizie molto importanti, noi aspettiamo queste notizie importanti insieme alla WISP. Vorrei ricominciare, se non fare partire in gruppo, la cronometro potrebbe la soluzione, perché la cronometro noi abbiamo uno dei punti storici. Io ho già pensato che potrebbe essere la partenza all'Acqua Ventina a Penne, che l'ingegnere sa che cos'è, potremmo fare proprio la partenza all'Acqua Ventina, arrivare a Santa Croce, che è una delle colline più importanti di Penne, quindi attraversare un divario abbastanza importante, che fa l'ingegnere vice
sindaci può dire anche quanto è dislivello, sarebbe bellissimo attraversare la città una alla volta distanziandoli 30 secondi, mentre si corre, si gusta il centro storico di Penne. Potrebbe essere una soluzione molto importante. Vice sindaco, ovviamente voi come parte pubblica e amministrazione avete necessità che si riaprano, si allentino le prescrizioni, perché altrimenti non riuscite a dare i permessi e le autorizzazioni. Io sono stato il capofila di questa emergenza, in quanto ho avuto il mio sindaco che stava poco bene, e quindi mi sono sobbarcato l'intero assist della situazione del Covid. E quindi so che cosa significa anche la fase delle riaperture. Diciamo che il prefetto di Pescara ci ha sempre elogiati per le ordinanze fatte, nel senso che ci siamo sempre attenuti scrupolosamente a quelle che erano le regole che provenivano dal nazionale, dal governo, ma anche dal governo regionale. Quindi dobbiamo studiare dietro, aggiorniamo dietro le ordinanze, fino a che non si fanno degli illeciti o delle ordinanze fuori ordine. È vero che un sindaco può fare tutto, però deve rispettare le regole. Assolutamente. Allora, io ringrazio i telespettatori per averci seguito sin qui, ringrazio gli ospiti, voi ospiti, Gabriele Pasqualone, l'ingegner Vincenzo Ferrante, vice sindaco del comune di Penne, grazie per essere intervenuti e avere parlato insieme a noi, e lascio il buon proseguimento con le trasmissioni della serata su TV6 e appuntamento con Pronti Partenza Via la prossima settimana. Via, pronti, partenza, via, si va per mari e monti.